Ciao a tutti e benvenuti all'angolo del focolare. Oggi siamo qua con Franci. Ciao. Mio marito. E lui è l'esperto di alcolici. Adesso non esageriamo. Ho dovuto chiedere una mano. E vorremmo presentarvi tre bevande natalizie o almeno invernali che a noi piace bere in questo periodo. E noi siamo andati quest'anno ai mercatini, per cui abbiamo cercato di riprodurre tutte le cose che beviamo quando andiamo ai mercatini a casa. Quasi tutto. Cosa beviamo di solito? Allora, il classico vin brûlé, che è molto riscaldante. Bevetelo infatti in una giornata molto fredda. Che comunque adesso non è che stanno mancando, ma il fatto è che di solito si beve quando si è fuori, sì, in giro per strada. Insomma, anche perché è molto calorico, perché sei in movimento e ti bevi un po' di brûlé. Però anche a casa, così con gli amici, si può fare. È simpatico. Poi avremo la cioccolata calda, che oggi faremo in modo più classico. È il top dell'inverno. Però sappiamo che anche lì si può riscaldare ulteriormente, insomma, con qualche liquorino, oppure, non so, mettendo del rum, secondo me ci sarebbe benissimo, esatto, del rum. Ma io intendevo cannella, appunto, cannella, ecco, peperoncino, questo ci vuole mettere il rum. No, oggi no, assolutamente. Però oggi la facciamo classica. E poi? La zabaione. Classica. La zabaione lo faceva la mia nonna quando ero piccola, ma forse anche a te, sì, faceva, sì, il, sì, papà. Assolutamente sì. Un po' tutti. E magari non nella versione alcolica per i bambini, però visto che noi siamo grandi, un po' di marsala ci sta. Ok, okay. Intanto partiamo con il vin brûlé. Vai. Cosa ci serve? Zucchero, naturalmente, abbastanza, 100-150 grammi, dipende poi anche dal vino, perché certi sono più o meno acidi, quindi insomma, vabbè. E poi bisogna un po' testare e capire cosa si preferisce. Poi della buccia di agrumi, si cerca di spelarla facendo il meno bianco possibile. Allora, sull'arancia sono stato più bravo, sul limone un po' meno, perché quella parte là è amarognola, quindi insomma ci si può evitare. Quindi quella sta la buccia di un'arancia e di un limone. Poi 3 stecche di cannella e 3 di anice stellato. Naturalmente anche dei chiodi di garofano. E sotto, sì, scusami, è vero, sono una cosa, perché sono tutti insieme, una manciatina di chiodi di garofano. Allora, cosa si fa? Semplicemente si prendono tutti gli ingredienti, versiamo lo zucchero. Tieni meno un po' che, sì, mi serve per le altre ricette. Ecco, dovrebbe bastare, okay, questo. Poi la buccia degli agrumi. L'ho spellato col pela patate di per sé. Le stecche di cannella e di tutte le varie spezie insieme, e versiamo i 75 centilitri di vino. È una bottiglia 75 centilitri. Sì, è una bottiglia, perché ci sono bottiglie un po' più capienti o meno, insomma. Comunque, fatto questo, adesso andremo a girare un po' il tutto, lo mettiamo sul fuoco e aspettiamo che arrivi l'ebollizione. Tu vuoi metterlo sul fuoco? Io spiego la cioccolata calda, okay, intanto. Allora, la cioccolata calda che faccio io è una versione veramente basica che faccio fin da quando ero piccola. Franci intanto accende il fuoco. Allora, abbiamo quindi 3 cucchiaini di cacao amaro per 125 ml di latte. Noi oggi raddoppiamo la dose perché abbiamo una tazza grande, per cui abbiamo fatto 6 cucchiaini di cacao, 4 cucchiaini di zucchero e 2 cucchiaini di fecola. Mescolo il tutto cercando di non fare grumi e adesso verso 250 ml di latte, più o meno. Sei sicura di riuscire a non fare i grumetti così? Si mescola fra... Anzi, facciamo col cucchiaio. Non con quello. Quello mi serve per il... E dopo lo laviamo. Oh, che bravo. Bravo uomo, tu sì che lo voglia. Una volta amalgamato il tutto, vado a mettere sul fuoco. Dal momento dell'ebollizione conto 2-3 minuti, lascio che si addensi e la cioccolata è pronta. Io faccio lo zabaione, quindi un tuorlo d'uovo, un cucchiaio di zucchero, e questo era lo sbattutino tradizionale che mi faceva la nonna alla mattina, a colazione o per merenda. Si mescola bene e si aggiunge un sorso di marsala.
Lo zabaglione sarebbe pronto così, dovrebbe essere fatto cuocere semplicemente a bagnomaria. Io però, visto che lo voglio rendere bevanda, ci aggiungo del latte. Una tazza di latte, perché questa è la dose per una persona. E vado a cuocerlo a bagnomaria sul fuoco. Noi vi ringraziamo per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, fateci un pollice in su, anzi, ci commentino sotto qual è la nostra ricetta preferita. Sì, esatto, perché ci sono molte varianti. Assolutamente, e scegliete qual è di queste tre quella che preferite e come fareste voi le varianti. Per esempio, c'è anche il punch che non abbiamo fatto, che tanto. Punch a room, come Mary Poppins, che quando prende freddo lei beve la medicina che sa da punch a room, che è una parola unica. Punch a room. Lo faremo magari l'anno prossimo. Ma intanto vi salutiamo. Grazie Ciao. Ancora per aver visto questo video e alla prossima. Ciao. Ciao. Sto scherzando. Oh, che buono lo zabaglione! Ma fammi assaggiare. C'era il lecchio mio.